Non solo mare, spiagge e ombrelloni, le Marche negli ultimi anni sono meta di tendenza sia per gli amanti della natura che per gli escursionisti più provetti. Proprio di questo hanno parlato alla BIT durante un incontro i parchi naturali come volano di sviluppo del turismo nelle Marche. L'assessore all'ambiente e ai parchi Stefano Aguzzi, il presidente del Parco del San Bartolo Stefano Mariani, il presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti e il presidente del Parco dei Monti Sibillini Andrea Spaterna. Le Marche stanno riscuotendo tanto successo, questo ci fa piacere perché significa la potenzialità di crescita di un settore che può trainare altri settori, l'enogastronomia, ma non solo, la filiera agroalimentare e via dicendo, anche una cultura che porta la nostra regione sempre a conquistare un palcoscenico rilevante. Noi nelle Marche abbiamo 13 aree protette, 13 parchi, tra parchi nazionali, interregionali, riserve naturali. E le Marche non avrebbero bisogno di questi parchi perché hanno una natura già di per sé meravigliosa e molto tutelata. È chiaro che avere anche queste aree protette per un complessivo di 90.000 ettari, quindi circa il 10% della superficie territoriale della nostra regione, sono un grandissimo arricchimento. Ci sono i parchi che caratterizzano le nostre montagne, quelle più alte come i Sibillini, i Monti della Laga. Abbiamo dei parchi che tutelano le nostre zone collinari più belle come il Furlo, la Gola del Furlo o la Gola di Frassassi, dove ci sono le famose grotte di Frassassi. Ma abbiamo una particolarità di avere dei parchi, diciamo, che comprendono il lungomare, come quello del San Bartolo, che è la prima collina, il primo monte da Trieste a scendere verso il sud d'Italia, e lungo la costa si trova questa prima collina, per poi arrivare al Parco del Conero, che è la bellezza, diciamo, naturale più caratteristica delle Marche. Le Marche, l'unica regione italiana, è veramente lo specchio di quello che si aspetta il turismo e il turista. I diversi turismi che vengono attratti dalla nostra regione. Di questo dobbiamo farne una forza, ma dobbiamo offrire al turismo anche delle infrastrutture moderne, sicure, intermodali e interconnesse, a partire dalle due ruote. La regione Marche è capofila nel grande progetto della ciclovia adriatica che da Chioggia arriva al Gargano, ma anche per quanto concerne il turismo ferroviario. Abbiamo anche un turismo di nicchia, abbiamo attivato una tratta turistica ferroviaria che da Ancona arriva a Fabriano, da Fabriano raggiunge Sassoferrato e Pergola. Abbiamo avuto un'esperienza bellissima con un sold out complessivo di tutti i treni e vagoni organizzati, fino ad arrivare però al turismo che si muove su gomma. L'enogastronomia, le eccellenze e la qualità come grande veicolo di promozione. L'appuntamento marchigiano più atteso alla BIT è stato Firmamento Stellato, realizzato per la prima volta grazie alla collaborazione degli chef marchigiani con una stella Michelin e con i ragazzi delle scuole alberghiere. Alla presentazione dello show cooking, lo stand è stato preso d'assalto da giornalisti e da tanti visitatori presenti. È un territorio così completo come il nostro, dalla montagna al mare, è tutto molto vicino e ci sono dei grandi prodotti, dei grandi produttori. Ci sono anche dei grandi cuochi che devono difendere assolutamente il territorio con le loro idee, con il loro rispetto, e soprattutto il territorio si difende con la tradizione. Senza tradizione non ci può essere innovazione. Quindi è tutto un conseguirsi di parole che portano appunto a difendere un territorio.